Innanzitutto volevo ringraziarvi per essere venuti. Ok, perfetto. Per essere venuti perché oggi ho scoperto che ci sono un sacco di eventi in giro. Tra cui c'è il concerto di Cremonini, il concerto dei Pearl Jam a Imola, i fuochi d'artificio che fra un poco inizieranno a farsi sentire. Per lo più si è aggiunto anche il social di Bonovox, però per fortuna nessuno ci è cascato, nessuno ha voluto già andare a vedere. Comunque grazie per essere venuti comunque per aver scelto questo evento. E cominciamo da qui, da una canzone dei Coldplay, che è Viva la Vida. But that was my
la prossima canzone è una canzone, torniamo dal repertorio italiano, Destinazione del Paradiso di Gianluca Grignani, che se conoscete, ma è una domanda un po' retorica perché conoscerete tutti, potete cantare insieme a me. Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Questo giro tondo un'anima, chi si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi sono voltato anch'io. Per raggiungerti ho dovuto correre, ma più mi guardo in giro e vedo che in questo giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso. Quello che c'è stato detto è quello che oramai si sa, e allora sai che c'è, c'è, che c'è. C'è che prende un treno che va a Paradiso città, e vi saluto a tutti e salgo su. Prendo il treno e non ci penso più. Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate nei confini, solo orizzonti che troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu sediti lì al mio fianco, mi dirai destinazione paradiso, c'è, che c'è. C'è che prendo un treno che va a Paradiso città. Destinazione paradiso, paradiso ci. Grazie. Benissimo, vista l'atmosfera continuiamo con le canzoni più lente, anzi li chiamiamo le emozioni. Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but know what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse, and the tears. Lights will guide them all and ignite you all. I will try to fix you.
the day. It takes a man to surface. Ignorance is mine. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Come on, let's go. Grazie a tutti per aver accettato il nostro invito.
Questo evento, quello a cui state partecipando, è il nostro modo di unirci alla 28ª edizione della Festa Europea della Musica. Noi qui a Trani noi la celebriamo da qualche anno e ci siamo impegnati proprio in questo, nell'unirci a questo circuito internazionale. E in realtà la Festa della Musica è il 21 di giugno, però abbiamo preferito, diciamo, siccome l'organizzazione ci lasciava un po' di margine, abbiamo preferito il sabato, pensando di fare cosa gradita a chi la vuole. Allora, quest'anno la Festa della Musica veste i colori della pace. Avrete visto anche nel programma che è chiaro, diciamo, l'intento, cioè la musica è ovviamente legata al concetto della pace. Purtroppo ci troviamo a vivere un periodo in cui questa pace ci è negata. Abbiamo appena assistito allo One Man Show di Simone Di Meo, e un altro applauso glielo faccio. Simone è un giovane musicista che noi seguiamo da quando aveva 11 anni. E a 11 anni si è esibito per la prima volta sul palco di Micantino, che era il festival che organizzavamo prima di dedicarci a queste altre iniziative. Prima di andare oltre devo darvi qualche avviso tecnico. Innanzitutto non vi chiediamo più di spegnere i cellulari, perché i cellulari adesso servono anche per telefonare, per cui chi vuole usarli per fare le foto, i selfie eccetera eccetera può continuare a farlo, a patto che mettiate la modalità silenziosa. Quindi chi non l'ha fatto è invitato a farlo subito, perché adesso verrà la parte clou della serata. L'anno scorso ci eravamo lasciati dandoci appuntamento a una festa finalmente libera dalla pandemia. In effetti quest'anno non c'è alcun obbligo. Tuttavia vi raccomandiamo di essere prudenti. Dal canto nostro abbiamo disposto i posti a sedere in modo da garantire un minimo di distanziamento. È stata una precauzione, non c'era imposta, però abbiamo pensato bene di realizzarlo. Cercate di evitare assembramenti in modo che stiamo tutti più tranquilli e ci godiamo la serata in Santa Pace. Infine voglio dirvi che nel luogo che ci ospita, il centro Iopen, a proposito ringrazio Don Mimmo, i responsabili della cooperativa e gli ospiti del centro, dispone di tutto provvigionare soltanto acqua minerale. Quindi pensando che sarebbe stata una serata calda, abbiamo voluto venirvi incontro. Quindi funziona il bar, potete diciamo, chi ha sete può trovare ristoro. Adesso continuiamo con i ringraziamenti. L'associazione Ritmimisti ringrazia coloro che hanno voluto sostenere questa iniziativa: la gioielleria Etimo, materie preziose di Claudia Caporale, in corso Vittorio Emanuele 287, e lo storico negozio Isabel di Tutto di Più di Giuseppe Leone in via Postumia 2. Adesso passiamo ai contenuti. Cosa abbiamo voluto che fosse questa festa? Quest'anno sarà ricordato come quello della ripresa dei grandi concerti. In questi giorni, oltre ai Rolling Stones a Milano, abbiamo avuto Vasco Rossi a Bari e stasera, sempre a Bari, a fare concorrenza a noi, poveraccio, quotidianità. E così nella 28ª Festa della Musica abbiamo voluto ospitare due set di One Man Show. Anche il set successivo sarà basato su una sola persona. Pensate che lo spettacolo di questa sera potreste averlo tranquillamente a casa vostra. Se state pensando di fare un regalo per una ricorrenza, o volete organizzare una serata per la persona amata, o volete organizzare una serata per i vostri amici che sia davvero indimenticabile, sappiate che potete farlo grazie a questi artisti. Per questo motivo avete visto che abbiamo messo le lavagnette davanti al palco e davanti alla postazione di Simone, dove trovate il contatto degli artisti che si stanno esibendo questa serata. Ci è sembrato un modo, diciamo, tramandato dalla tradizione. Se vi ricordate, quando si fanno, ancora adesso esiste questa tradizione, i concerti sulle casse armoniche delle bande, la banda espone la lavagnetta con
il recapito, diciamo, della banda. Abbiamo voluto mutuare questa tradizione traducendola fra di noi, quindi liberamente chi di voi magari questa sera gli viene l'idea di organizzare qualcosa sappia che può usufruire di questo piccolo nelle nostre giornate. Il mestiere di musicista di strada, possiamo immaginarlo, è praticamente nato con la musica ed è una nobilissima tradizione diffusa in tutto il mondo. Ci piaceva l'idea che questa figura, spesso a torto ritenuta minore, trovasse il giusto spazio in una festa che celebra la musica in tutte le sue declinazioni. La serata prosegue nel solco tracciato da Simone, perché anche il secondo set in programma sarà uno one man show, solo che stavolta l'attrezzatura d'artista di strada lascia il posto ad uno strumento che amiamo molto e che merita un posto di rilievo in una festa come questa, la fisarmonica. Nel pieghevole con il programma abbiamo ricordato le peculiarità di questo strumento, che fa parte della nostra cultura e che in fondo ci assomiglia un po', respira come noi ha una voce, che si modula attraverso vari registri, dolce, festoso, triste, forte. Qui in Puglia, fin dal secolo scorso, la fisarmonica ha stretto un legame indissolubile con la ma ci piacerebbe che alcuni valori fossero recuperati, anche grazie al talento di giovani musicisti che hanno voluto dedicarsi a questo straordinario strumento. Per queste ragioni ho l'onore di presentarvi un grandissimo professionista, un artista di talento, originario della nostra terra e apprezzato ovunque. Signori, il maestro Leonardo Di Gioia. Diplomato in pianoforte, si è appassionato alla fisarmonica ed ha proseguito i suoi studi specializzandosi sotto la guida dei maestri più prestigiosi. Richard Galliano, che è stato a sua volta allievo di Astor Piazzolla, e Michel Perani. Nonostante la sua giovane età, ha già maturato grande esperienza suonando con artisti internazionali. L'elenco sarebbe lungo, però io me ne ricordo uno, ha suonato nel sestetto di Bollani, giusto per avere un'idea. Da alcuni anni vive tra l'Italia e gli Stati Uniti, dove è ovunque apprezzato per il suo raffinato repertorio. Questa sera, è una chicca, ci presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro discografico che si intitolerà Storie. Nel corso della serata vi saranno svelati i motivi per cui è stato scelto questo titolo. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitarlo, visto che lui stesso ci ha confidato che questo è il suo primo concerto a Trani. Glielo facciamo un applauso. D'accanto nostro speriamo di portargli fortuna e che sia il primo di una lunga serie. Anche per lui vale la regola che vi ho detto prima, il contatto del maestro lo trovate qua sotto. In più allestiremo a fine concerto un piccolo banchetto dove sarà possibile acquistare i dischi precedenti del maestro ed eventualmente anche un firmacopia. Ok, adesso è il momento della musica, io vi lascio con Leonardo Di Gioia.
buonasera a tutti. Neanche a farla apposta avevo previsto i fuochi d'artificio, infatti me l'avevano detto che c'è questo festival e quindi ho voluto cominciare con questo brano che si chiama appunto Horizons, che significa orizzonti, quindi guardando l'orizzonte non vedo niente. Oggi appunto vi farò ascoltare qualcosina, qualcosa del mio ultimo lavoro discografico che penso a breve andrò a registrare. Questo brano in realtà fa parte di un mio primo lavoro discografico registrato qualche anno fa, che tra l'altro è un disco difficile da reperire, quindi non lo troverete da nessunissima parte, però ce l'ho io qua, quindi se qualcuno per caso, qualcuno di voi lo vuole, li trova, può chiedergli, c'ho qualche copia, quindi non lo troverete da nessuna parte tranne che qui da me. Il disco appunto si chiama Horizons e il primo brano era appunto quello che avete ascoltato. Vi faccio ascoltare adesso una mia nuova composizione che si chiama Un passo per volta. Il titolo è stato inserito perché nel periodo di Covid, penso come molte persone, ci siamo trovati un po' tutti spiazzati, specialmente noi musicisti. Da lavorare ogni giorno ci siamo trovati senza fare nulla per 2 anni e mezzo. E quindi o si ha la mente forte oppure diventa un po' difficile. E quindi un passo per volta, pian pianino, siamo riusciti a costruire qualcosa e quest'anno la portiamo un po' in giro. Ve lo faccio ascoltare, grazie. Thank you.
Grazie. Parte qui della fisarmonica che vedete al centro non è un soffietto, bensì è un mantice. Quindi mi sembra doveroso fare un omaggio al maestro di tutti gli strumentisti a mantice. Penso che la maggior parte di voi lo sappiano. È stato originario di Trani, il maestro è Astor Piazzolla, e quindi, come in tutti i concerti dei fisarmonicisti che si rispettano, voglio dedicare questo brano a voi che siete di Trani, alla cittadina intera, e il brano si chiama Vuelvo al Sur.
Ancora, ancora. Come sta andando? Mi è piaciuta la sorpresa? Vogliamo ringraziare l'Accademia Paradoss che ci ha, come dire, gratificato della sua collaborazione. È bastato spiegargli quali erano le nostre intenzioni, eccetera, eccetera, e subito si sono offerti di collaborare alla riuscita di questa serata di musica. Volevo invitare qui sul palco Valentina, che è la responsabile, diciamo, insieme a Michi dell'Accademia Paradoss, in modo da far presentare a lei l'ensemble che avete visto appena adesso danzare davanti a voi. Buonasera a tutti, innanzitutto, grazie di averci accolti in questa bellissima manifestazione. Vi presento i nostri tangheros, Vanna Sasso e Nicola Di Bari, Ida Bracale e Enzo Cirillo, Serena Cannone, Enrico Pasquale Capurzo. Grazie per essere qui e per gustarvi questo bellissimo spettacolo musicale e ballato, diciamo. Grazie. Ovviamente anche per l'Accademia di Tango vale la stessa regola: se qualcuno di voi, diciamo, vedendo questo spettacolo meraviglioso, avesse l'idea di volersi iscrivere a voler danzare, può fare riferimento a noi, saremo sicuramente contenti di passare il contatto dell'Accademia. Grazie a tutti e adesso prosegue sia il concerto ma anche l'esibizione dei ballerini. Thank you.
Questo qua penso che lo conoscevate tutti, è Senza Fine di Gino Paoli. E adesso vi faccio ascoltare gli ultimi due brani. Anzi, facciamo così, vi faccio ascoltare l'ultimo, visto che i miei durano parecchio, quindi vi faccio ascoltare quest'ultimo brano, vi racconto l'aneddoto che si nasconde qua dietro. E prima di questo comunque volevo fare un ringraziamento nuovamente all'organizzazione per l'invito, a voi pubblico per l'attenzione, per l'ascolto, e quindi grazie per avermi ospitato a Trani. Sono veramente contento e veramente orgoglioso di questa cosa. Grazie al mio carissimo Gino Capogrosso e spero per voi sia stata una bella serata. Allora, quest'ultimo brano è un brano dal sapore. He's the hero of the day. Confront your enemies when you can be yourself. Ha portato tanta tanta fortuna, non tanto per la bellezza del brano, che in realtà non è che sia questo granché, ma è il titolo, il nome del brano che è un po' caratteristico. Adesso vi spiego perché si chiama così, anzi ve lo dico dopo perché si chiama. Vi dovete immaginare, allora, la mia fidanzata è di Bari, quindi a Bari, chi, penso che tutti quanti ci siano stati, si passeggia sul lungomare e c'è una piazza al centro che in dialetto mi sa che si chiama Anderlalands. Penso lo sappiamo, vero? Ok, non sento. Sì, perfetto. Voi sapete che in quel posto si vende pesce crudo, frutta di mare. Le prime volte che ci andavo in questo posto, era strano perché io sono di Ruvo di Puglia, quindi un paese prettamente agricolo, notavo questa schiera di pescatori ad arricciare il polpo. Cosa per me molto strana, molto particolare. Vedevo che prendevano sto polpo, poverino, e lo sbattevano tante di quelle volte, lo schiumavano e poi con una mazza gli davano sopra e poi lo prendevano, lo buttavano in una conca e lo... Penso che anche Luigi, quando suoni, sai, e stai facendo lì un solo, gli altri ti guardano e magari qualche esclamazione fuoriesce. Allora, il titolo di questo brano è una tipica esclamazione dialettale ruvese. Non è una parolaccia, è un'incitazione. Il titolo è Dal Cazz. Non so se riuscite a prenderla e a tradurla. Dire questo quando si va in tour negli Stati Uniti non è semplice, quindi penso che voi l'abbiate capita. Il titolo è appunto questo, anzi, il titolo è Dal Cazz, e sottotitolo tipica esclamazione, anzi tipica incitazione dialettale ruvese. Questo è per voi. Thank you.
di gioia. E lo chiediamo un bis, che dite? Devo dire al maestro che, anche se non avesse spiegato la storia del titolo, dal finale si capiva. Allora, prima di ridare campo alla musica, volevo chiudere con i saluti finali, perché siamo arrivati anche stavolta alla fine della serata. Sia il maestro che Valentina, eccetera, citano sempre me, ma in realtà la nostra è un'associazione, si chiama Ritmi Misti, io sono il rappresentante legale, il presidente, però voi capite benissimo che sotto un evento del genere ci sono mesi di lavoro, quindi devo ringraziare assolutamente i miei collaboratori, a partire da Rino Casale, che tutti conosciamo, il nostro storico fonico, ma non solo, anche lui un organizzatore tra i migliori che questa città possa vantare. E poi a questo evento hanno lavorato anche Aldo, che stasera c'è un po' di mal di testa. Aldo, fatti vedere! Poi ha collaborato con noi anche Michele Tota, che però stasera purtroppo non è potuto venire perché sta suonando da un'altra parte, quindi ringraziamo anche lui. Infine stasera si sono uniti a noi Enzo, che ci ha aiutato ad allestire il parco, Laura, che è stata prima all'accoglienza e poi al bar, e Francesco, che ha aiutato Rino alle luci. Quindi un ringraziamento a tutti loro. Per noi l'appuntamento alla prossima edizione, sperando che si sia ancora più liberi. L'anno scorso l'abbiamo fatto l'augurio e si è avverato. In effetti stasera siamo molto più liberi della scorsa edizione. Vi ricordate che avevamo tutte le mascherine obbligatoriamente, c'era la polizia qua, avevamo dovuto studiare delle misure di sicurezza particolari, controlli di temperatura, cose eccetera. Stasera veramente ce la siamo goduta, speriamo di andare sempre avanti così e liberarci definitivamente di questa pandemia. Se ci liberiamo pure dalla guerra è ancora meglio. Allora, spazio alla musica, Leonardo Di Gioia con voi. Alla fine chiaramente chi vorrà acquistare il disco lo potrà contattare e lui sarà ben felice di dedicarvelo anche. Leonardo Di Gioia! Allora, grazie. Concludo con un'altra mia composizione. Questo brano si chiama Marie ed è dedicato alla mia fidanzata, che non vedo, è da qualche parte, e quindi grazie ancora, grazie per l'invito. Quindi tutto ciò che ha detto Luigi, associazione, presidente e tutto quanto, ringrazio. Io non sono molto ferrato sui nomi e su queste cose, quindi comunque grazie ancora a tutti voi, grazie a voi per l'attenzione e spero di rincontrarvi per una prossima volta. Grazie e buon rientro a casa. Thank you.
Thank you.